Bene, siamo arrivati negli anni 2000. Questi sono abiti da sera, vestito rosso e con acconciatura serale con perle, vestito nero in pizzo con acconciatura frisé e rose, acconciature bellissime fatte da Cinzia. Belle le nostre modelle. A questo proposito vorrei un bel applauso, grazie. Naturalmente vogliamo ringraziare una boutique di Biella molto famosa, la boutique Desiree Frosini, che è in Viale Matteotti 10, che ha aiutato a trovare questi abiti che posseggono naturalmente nei loro negozi. E veramente sono state delle ricerche affannose, immagino, perché gli anni che abbiamo passato era difficile trovare ancora degli abiti, diciamo, degli anni passati. Sì, adesso vediamo, perché ce ne sono altri, devono arrivare, quindi proseguiamo questa nostra passerella dove andiamo a ripercorrere tutti i periodi dagli anni 60 ad oggi, se le ragazze non si sono addormentate qui dietro. Io ho dimenticato solo una cosa riguardo Art Universe, il progetto cinematografico dove Confartigianato Biella è partner ufficiale. Allora, le ragazze non ci sono, la musica neanche, quindi noi proseguiamo con le ragazze della Lilt. Venite, per cortesia, venite che siamo in conclusione, visto che il momento moda non c'è. Allora, venite, perfetto. Allora, Gabriella e anche la nostra Claudia, non ci sono ancora? Stanno facendo la somma. Allora, intanto vediamo tutte le ragazze se sono pronte. Non lo dico più, è la sesta volta che chiedo, per cortesia, se possono uscire le ragazze della sfilata di moda. Ce l'abbiamo fatta, benissimo. Allora, cerchiamo un attimo, eccole qua, oh, finalmente. Accompagnate da Cinzia La Rocca in centro, colei che ha creato il look, lei consulente di immagine, ha creato la congiatura e il trucco insieme alle ragazze del Trost Up Salesiani di Muzzano. Queste sono le sue interpretazioni, sono le sue creazioni. E mentre abbiamo le ragazze, vorremmo lo staff al completo della Lilt qui davanti, perché è arrivato il momento di mettere all'asta un'opera. C'è Dario Ballantini, che è uno dei testimonial nazionali di Lilt, che ha messo a disposizione un libro e anche una sua opera d'arte, avviandoci appunto alla conclusione. Di fianco ai signori della Lilt che ho chiamato, vorrei che venissero tutti, per cortesia. Ho detto Gabriella, Claudia, grazie, poi abbiamo Marianna, abbiamo Chiara. Perfetto, eccoli qua. Allora, possiamo già dire qualcosa riguardo la raccolta del mese, della serata? C'è qualche anticipazione? Non so, parlo solo, ci siete? Sì, perfetto, siamo connessi. La campagna Nastro Rosa terminerà ad ottobre, quindi ancora è in corso. Questa è sicuramente una serata all'interno della campagna, però ancora deve terminare, quindi insomma aspettiamo la fine del mese. Quindi sarà pubblicato tutto sui giornali, lo sapremo tra qualche giorno. Sì, sarà comunicato tutto. Allora, insieme anche alle voci della radio biellese che vorrei al mio fianco, insieme a Loris, a Roberto, prima di un momento finale particolare, perché c'è una coreografia molto bella che vi invito a vedere tra qualche istante. C'è quest'opera di un tuo caro amico che è Dario Ballantini, ricordo che è inviato di Striscia la Notizia, colui che oltre che aver girato dei film è stato in persona Valentino, adesso non mi ricordo altri, comunque alcuni personaggi, ed è un artista. E ha lasciato alla Lilt di Biella questa opera. Noi cerchiamo di dare una battuta d'asta per vedere se riusciamo ad assegnarla. Chiedo però al signore, eccolo là, Dario Ballantini, chiedo al signore se dobbiamo partire da una cifra bassa, media, da quanto partiamo?
500 euro. Ah, ecco, allora il valore è 500 euro dell'opera, però la base d'asta chiedo 499. Qualcuno prenda decisioni, non voglio queste responsabilità. No. Allora, un'offerta minima ci deve essere, quindi dobbiamo dare un punto di partenza che è inferiore al 500 euro? Domanda? No. No, quindi si parte da 500 euro, che è il valore dell'opera. Vabbè, allora, se in sala, possiamo anche accendere un pochino di luce in sala, se c'è qualcuno in sala che vuole fare questa donazione, questa offerta per portare a casa questa opera di Dario Ballantini insieme al libro, con... il libro no, parte da 7500 euro il libro, no, ditemelo, scusate, no, il valore del libro parte da 200 euro. Benissimo, allora quindi si può battere o il libro o l'opera, il quadro, o anche tutte e due, va bene. Proviamo con il quadro, allora 500 euro, se c'è qualcuno che offre 500 euro poi passiamo al limite al libro. Per caso qualcuno alza la mano? Non c'è nessuno, 500, vi ricordo che si rimane, c'è la possibilità di farlo chiamando la Lilt, naturalmente 500 euro primo che arriva se lo aggiudica, 250 euro per il libro che si intitola, è autografato da Dario Ballantini, è una sua biografia, quindi 250 euro con raffigurate tutte le sue opere. Se c'è qualcuno interessato a fare questa offerta, al di là del valore proprio del libro, si aggiungono questi soldini per l'acquisto del mammografo 3D che sarà installato presso lo spazio Lilt nel nuovo anno, primavera 2015. Allora, se non abbiamo nessuna alzata di mano, Cristiano, facciamo una cosa molto semplice, l'opera è questa, sì? Il numero della Lilt c'è? Vi ho detto, posso le persone che sono interessate telefoneranno direttamente alla Lilt e così noi andiamo avanti e naturalmente andrà al museo referente. Certamente, partendo sempre da quella città, da quel giusto, perfetto. D'accordo? Siete d'accordo? Facciamo molto così, bene. Così perfetto. Noi continuiamo. Noi continuiamo, siamo ringraziamo Ballantini, perché logicamente... Sì, dai Ballantini e... Con le voci della Radio Biellesi, con Roberto Bologna e con le signore della Lilt, per il momento ci spostiamo perché c'è un gran finale con un bel brano che sarà ballato in un modo particolare. Roberto però vieni con me davanti, insieme magari a Claudia perché devono chiudere il sipario per qualche secondo. Ecco, intanto vediamo ancora qualche immagine di Dario Ballantini. Perché devono preparare una scenografia per un ballo in verticale, no? Una cosa di circa 3 minuti che i signori della Marmora, che è la palestra che abbiamo ospitato questa sera, che ha introdotto questo nostro appuntamento, ci avvia alla chiusura con questa danza siamo in verticale. Siamo stati un po' lunghi, ma insomma, le cose purtroppo c'erano tante e ne abbiamo dovute già annullare, nel senso di non farle, sì, perché erano previsti altri interventi e purtroppo l'abbiamo detto all'inizio che non ci poteva comunque accontentare le persone che desideravano partecipare a questa serata, e questo è veramente molto bello perché lo scopo naturalmente è lo stesso per tutti, non per mettersi in mostra per far vedere quello che sanno fare, ma semplicemente per dire ci siamo anche noi e in qualche modo arricchiamo una serata per far sì che si possano raccogliere un po' di soldi per questo scopo. Beh sì, in effetti è nata così questa idea e poi tra l'altra cosa veramente ci è un po' esplosa nelle mani perché noi avevamo un programma, poi logicamente sono arrivate tantissime richieste e le avete viste, gradualmente abbiamo cercato altre, ve le riproporremo o le proporremo prossimamente in un'altra occasione, anche perché ricordiamoci che a febbraio, in primavera, se mi ricordo bene, sì, spazio lì, aprirà le porte. La Marmora, danza la Marmora, abbiamo detto, emozioni verticali, ecco, abbiamo il titolo di questa esibizione con Paola Bozzi, che è la coreografa e direttrice artistica della Marmora. Cioè, ti guarda, tutte le volte non c'è, sai, e tu... Se vieni qui in mezzo... Oh, non riesco a trovare dove si apre. Ah, ma qualcuno lo aprirà tra poco, perché è scoppiato.
qualcuno ci dia un segnale. Allora, stanno concludendo, dietro stiamo sentendo tante di quelle cose. Voglio solo aggiungere una cosa, voglio ringraziare il Comune di Biella, non so se questa sera c'era qualcuno presente in rappresentanza comunque del Comune, e naturalmente ringraziare per il sostegno economico anche Confartigianato Biella. Ho visto prima la senatrice Favero che è venuta a salutarci, come ho visto anche il nostro assessore regionale Vittorio Barazzotto che è ancora qua. Ciao Vittorio, grazie per essere venuto. Chi è che mi sta grattando la schiena? Solo per dirvi che dietro sono pronti. Ah, perfetto. Allora, con Danza la Marmola, emissioni verticali, se riusciamo ad uscire. Dario Candela.
Ce l'abbiamo fatta, trovare buco. Allora, riapriamo il sipario, fuochi d'artificio alla fine, non spaventatevi, si tratta solo di un filmato. Facciamo la chiusura insieme, possiamo aprire? Tanto dietro è tutto libero, grazie. Così facciamo la chiusura tutti insieme. Naturalmente non può mancare il presidente Mauro Valentini, dottor Mauro Valentini. Grazie presidente. Ah, sei qui in mezzo, ci sei infilato, infilarti. Dottor Valentini, è stata una lunga serata. Venga, venga qui in centro, vorremmo anche sul palco Claudia e naturalmente Gabriella e la lista al completo se possibile, perlomeno le persone che sono disponibili. Allora, facciamo un piccolo resoconto, dottor Valentini. Molto volentieri, è stata una serata fantastica, per me è quasi impressionante perché non conoscevo tante realtà biellesi come quelle che avete presentato questa sera e tante eccellenze biellesi che hanno portato il nome di Biella in giro per l'Italia e soprattutto in giro per il mondo. E quindi la LILT non può che essere grata a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di uno spettacolo come questo e a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione della Maratona in Rosa, che è stato un grande evento, quello che si è tenuto lo scorso fine settimana di Orsi. Sicuramente per mettere in piedi due manifestazioni di questo genere ci vuole tanta competenza, ci vuole tanto spirito di iniziativa, ci vuole tanta fantasia, e anche questo sicuramente è stata un'eccellenza, è una scoperta di eccellenza da parte mia, da parte di tutta la LILT. Io non posso che ringraziare, unirmi ai ringraziamenti che già sono stati fatti da Cristiano e Roberto, per il semplice motivo che sia il Comune di Biella, come ho ricordato prima, è stato molto vicino, è il primo Movens per poter realizzare Spazio LILT. Ringrazio la Confartigianato, che è l'altro sponsor di questa manifestazione. Ringrazio, permettetemi, prima di tutti gli altri, tutto il personale della LILT. Direi che ha dato dà il massimo tutti i giorni, fa lavoro e volontariato assieme, sono tutte ragazze, tutte persone giovani, molto motivate, che abbiamo scelto nel biellese per dare anche noi un piccolo contributo al risollevarsi della nostra città, della nostra provincia. E ringrazio, nel ringraziare loro, ringrazio anche tutti i consiglieri che si sono succeduti in questi 20 anni nel consiglio direttivo sezionale della LILT, e grazie a loro che la LILT da 20 anni, da 15 anni, cioè, scusatemi, è il ventennale che mi ha fatto annebbiare la vista, da 15 anni è presente nel consiglio direttivo nazionale con la mia persona. E questo non è sicuramente merito mio, ma è merito di tutto quello che c'è dietro e a fianco di me in questa scommessa che è cominciata come un sogno e che adesso si sta definendo come un sogno realizzabile, che è quello di Spazio LILT. Sicuramente per la realizzazione, come dicevo prima, di queste due manifestazioni ci va professionalità, impegno e dedizione. E vorrei ringraziare qui di fronte a tutti voi sia Roberto Bologna sia Cristiano Gatti, perché sono sicuramente stati l'anima di questa iniziativa, e con loro tutti quelli che con loro hanno partecipato. Sarà mio piacere alla fine, quando si chiuderà il sipario e noi resteremo di qua, andare nel backstage a premiare e a ringraziare anche tutti coloro che sono stati dietro le quinte, che hanno permesso la realizzazione di questo spettacolo eccezionale. Senza che si offenda nessuno, voglio ringraziare qui per la sua presenza, per quello che ha fatto per il mondo sportivo biellese nel mondo, Betty Perrone. La chiamo Betty perché è stata la nostra prima testimonial per quello che riguarda gli stili di vita quando eravamo neonati. Lei aveva vinto da poco la medaglia d'argento alle Olimpiadi, l'abbiamo avvicinata, è stata disponibilissima e l'ho rivista con piacere questa sera. E poi un'altra parola di ringraziamento ovviamente a Stefano Ceretti, che da quando c'è la LILT di Biella ci è stato molto vicino e abbiamo tutti apprezzato la sua professionalità.
è un grande augurio a tutti coloro che sono saliti su questo palco, che ci hanno fatto vedere quello che sono capaci di fare, quelli che hanno fatto e che non fanno più, perché i tempi sono mutati, come diceva Peppo Sacchi, e quelli che invece sono in fieri, stanno lavorando, stanno perfezionandosi, stanno migliorandosi, come cerca da 20 anni di fare la Lilt di Biella. Grazie veramente a tutti e grazie di cuore a tutti quelli che sono intervenuti e che hanno contribuito con la loro offerta alla realizzazione di questo impegno che ci siamo presi, che è la realizzazione di Spazio Lilt e, nella fattispecie, visto che siamo l'Ottobre Rosa, dell'acquisizione del mammografo per l'ambulatorio senologico. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi. Ah, grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie a lei. Grazie Cristiano. Grazie. Grazie ancora. E poi, come ogni sera, grazie dottor Valentino. Beh, qui ci sono, allora, le tappe. Non ci sono ancora i fuochi, vorrei sul palco le voci delle radio biellesi, perché noi siamo stati tanto, però loro hanno lavorato sì sul palco ma moltissimo dietro le quinte nell'organizzazione di questo evento e anche della maratona in rosa agli Orsi la scorsa settimana. Allora, insieme alle voci delle radio biellesi voglio salutare anche il nostro Piero Sara, Bruno Marcone, che sono rimasti là dietro. C'è Peter DJ, naturalmente, che è dietro alla console, colui che ci terrà compagnia anche nelle prossime serate, perché insomma, se non c'è lui non riusciamo a far ballare le persone, è un genio. Grazie Peter. Roberto, dicevi che ci sono i fuochi. Come ogni serata che si rispetti, come si finisce? Si finisce con uno spettacolo pirotecnico. Lo facciamo partire. Scoppiettante, non so dottor Valentini se sappiamo qual è l'importo che è stato raccolto e se possiamo dirlo questa sera. 2500 euro. 2500 euro. Bene, grazie per la vostra generosità. Grazie a tutti, grazie, buonanotte, buonanotte, grazie veramente.